Incontrandoci fondamentalmente, quindi evitando le distanze, un po' rischiando anche, però siamo contenti così. Stasera siamo veramente tanti, Sì, forse non siamo mai stati così tanti, così tanti, nemmeno sì, quando no, abbiamo fatto Antonerezza e Flore Mastella, no, ora che ci infatti. penso, vero? Non siamo mai stati così tanti, quindi speriamo bene, dai. Allora, buonasera a tutti, iniziamo la diretta con ore ben fatte, siamo molto molto felici di averti a Vita d'Artista, perché come diceva Jonathan, Vita d'Artista non penso che proprio il concetto di Vita d'Artista. Quindi come vi ha accennato prima della diretta Jonathan Giustini, Vita d'Artista è un progetto che nasce dalla canzone di Roberto Kustra, Vita d'Artista, e dai suoi disegni, dalla mostra dei disegni di Roberto che vedete alle pareti, che è visionabile fino al 31 luglio. Il progetto appunto la mostra doveva andare, doveva essere esposta ad aprile, invece per ovvie ragioni è stata rimandata, e quindi durante il lockdown abbiamo pensato di organizzare un mese di incontri con gli artisti per guardarci negli occhi e parlare proprio di vita d'artista, e quindi anche recuperare quelle che sono un po' le naturali relazioni sociali, condividendo la passione, soprattutto condividendo la passione per l'arte. Sono contenta di avere Nuria Dì, lo ripeto, perché io l'ho conosciuto proprio qui in galleria mentre esponevo un pittore marocchino, Rachid Dehfli, e quindi è stata una coincidenza nella coincidenza. Poi loro si sono incontrati, quindi è stata una doppia condivisione. E quindi, come tutte le sere, noi appunto parliamo di vita d'artista e facciamo una domanda agli artisti, proprio per iniziare comunque questo incontro, questo dialogo, questa conversazione molto spontanea, anche basata sull'empatia. E quindi ti faccio anche a te questa domanda: se oggi è ancora possibile vivere d'arte? La domanda è se ancora oggi è possibile vivere d'arte. Dipende dalla parola vivere, cosa intendi di vivere? Vivere e guadagnare la sua vita con l'arte? Aspetta, scusa, O allora? Comunque un artista vive sempre, anche non ha bisogno di vendere sua arte per vivere dell'arte. Un artista vive per sua arte. Un vero artista comunque quando si sveglia la mattina è come tutte le altre persone. Se parte dalla creazione o si può partire la giornata semplicemente a esercitare sui strumenti. E quindi l'arte non può avere figli solo per un lucrativo. Io penso che sì, poi vedi, sono tanti, sono venuti dall'artista, quindi stasera si può fare dell'arte. Mettete all'uscita 100 euro ciascuno, viviamo dell'arte. Tu hai fatto un lungo cammino, insomma, per la tua arte. Da quando avevi 17 anni, sei venuto qui in Italia per proseguire, per la tua passione che è la musica. No, io sono venuto, c'avevo già l'età di Cristo, 33, non Ah, 17. ok. E avevo già deciso completamente di fare solo il musicista. Avevo provato di tutto, da contadino, cameriere, tutti i lavori umili li ho fatti. Poi ho deciso un giorno di fare il musicista, era il mio sogno di fare l'artista in questo bellissimo paese che è l'Italia, però
perché era il mio sogno di arrivare qui e fare veramente l'artista. L'hai realizzato però il tuo sogno, quindi sì. Anche un messaggio positivo vediamo, no? Oggi. Beh sì, direi assolutamente, potrei dire che forse nel caso di Noureddine la musica gli ha salvato la vita, no? Se per usare questa frase nel tuo caso, è andata proprio così, no? Ecco, che è una, in fondo è una bellissima storia, no? Una bellissima storia. Tu però, vero anche che vieni da una famiglia di musicisti, quindi tu hai, insomma, una sapienza antica. Quanto questo aspetto, diciamo, ti ha aiutato, ti ha portato a essere quello che sei oggi? Ma prima di tutto la consapevolezza di venire di una tradizione ancestrale, essere sicuro che porti dentro la tua DNA, un messaggio di una musica. I miei nonni, i precedenti, che erano tutti musicisti. Una cosa che è vera, io non sono un musicista accademico, io venivo da una tradizione orale, tradizione tribale del Nord Africa. E quindi questa tradizione, se non sei consapevole che ce l'hai, io non credo che puoi andare avanti, ma quanto c'è la consapevolezza che poi inizierai a curare questi saperi dentro di te e vai avanti, credo che arriva, perché arriva. Io sono arrivato in Italia nel 1993, dove ascoltare la musica marocchina era una cosa impossibile, soprattutto sotto le metropolitane. E dal momento in cui uno quanto suona, è questo fatto di suonare o cantare come se tu racconti una storia vera, e questa storia vera arriva. E poi io penso che il pubblico italiano è un popolo difficile, non è stata facile per me di avere un pubblico, però col tempo anche quel pubblico sia stato consapevole che io porto qualcosa di molto profondo, molto vero, e che è là che ho iniziato a fare la mia carriera. Ecco, la storia di Nora assomiglia un po' alla storia di altri musicisti che ho avuto occasione e la fortuna di frequentare, perché è una storia che nasce dalla strada. E stavo pensando a una frase di Giorgio Gaber, che diceva sempre una cosa molto importante, no? Lui diceva: ci sarà sempre la strada che ci salverà. Lui diceva questa cosa, no? All'apice del suo successo, come se la strada in qualche modo fosse sempre una mamma, no? Fosse sempre una presenza benigna nella vita. Non tutti la pensano così, probabilmente, no? Molti hanno paura della strada, pensano che la strada sia qualcosa di terribile, sia qualcosa di spaventoso, sia qualcosa che mette a rischio, fuori dall'ordine, fuori dalle convenzioni, fuori dalle regole, dove non ci sono regole. Invece ci sono le regole nella strada. Quali sono, secondo te, le regole? Le regole della strada, è come tutte le regole, è la perseveranza e la rigorosità del lavoro. Queste sono le cose importanti della strada. Non possiamo pensare che parlo di musicista di strada, perché la strada è, certo, parlo da musicista di strada. Certo. Il musicista di strada è un mio caso. Quando sono arrivato in Italia nel 1993, sono stato 3 anni sotto la metropolitana di Piazza Vittorio, ogni giorno 8 ore al giorno. Mi sentivo come qualsiasi impiegato. Arrivavo alle 8 del mattino, finito a mezzogiorno. E quello che dico, la disciplina, la strada ha la sua disciplina, e la sua
perseveranza, addirittura io non avevo un giorno libero, visto che suonavo, cioè il mio dico passante, suonavo anche di domenica. 7 su 7. 7 su 7, come nei supermercati di oggi. Io lavoravo sempre e questo mi ha permesso più che altro, oltre a maturare un pubblico passante, ormai conoscevo tutti, perché stavo nello stesso punto, per una giornata, potete immaginare dopo 3 mesi, tu conosci tutti quelli che passano alla 8 del mattino, quelli che passano alla 8 e mezza, alla 9, alla 9 e mezza, alla 10, conosci tutti. Dopo un anno facevo parte della piazza come una statua, tra l'altro quanto la signora, se io salgo a prendere un caffè e un passante non mi trova, certo, resta malissimo. Dove è andato quello? E quindi facevo parte del quartiere. E la cosa interessante della strada, che la gente deve capire, soprattutto un musicista disciplinato, noi oltre a portare la musica, o a portare la melodia, o a portare, ma più che altro portiamo anche una forma di sicurezza. Di una sicurezza e anche una cosa importante è anche il fatto che sapete che la maggiorità delle persone, soprattutto gli abitanti della zona dove ero io, erano di gente che soffrono molto di solitudine, molto persone, vecchi, che venivano a passare mezz'ora con me e si sentivano, portavano dentro il loro cuore qualcosa, se non portavano la melodia o la musica, portavano la presenza e la sicurezza. Questo è importante per il musicista. Il musicista di strada diventa poi col tempo praticamente come un psicologo dentro. Questo nel passato era così. La musica si faceva nella strada, si faceva nel piazze. Il musicista era considerato quello che porta non solo la musica, ma porta la presenza divina, in altri casi sono presenze spirituali importanti, come dei maestri spirituali diventano. In quel caso io mi sentivo così. Io vengo anche di una confraternita di Sufi del nord del Marocco. Mio nonno era un fondatore di una grande confraternita di Sufismo, cosa che io da tutta la mia vita, quando ero lì, snobavo quelle cose, perché ero ragazzo che voleva occidentalizzarsi. E dicevo, queste sono cose del passato, invece l'ho rivoltate mentre stavo facendo il musicista di strada. Lì ho capito il valore di un uomo errante, o di un uomo vagabondo, o l'uomo lo chiamiamo Ibn Sabil, l'uomo che nel cammino cosa diventa in seguito, quanto esercita la sua arte profondamente durante tanto tempo. Sono 8 ore al giorno, e diventa proprio una cosa forte. Non solo migliorò la mia qualità di musicista tecnicamente, ma più che altro la dimensione carismatica che io faccio, un'educazione carismatica di me stesso. Aveva ragione Giorgio Gambere allora, sicuramente aveva profonda ragione. Potremmo parlare a lungo della musica, diciamo, dei musicisti di strada, Monica, anche perché Nuro è venuto in Italia in un periodo in cui diciamo non c'erano regolamentazioni, no? In cui si poteva suonare in strada tranquillamente. Non funziona proprio così. In altri paesi non funziona assolutamente così. Non funziona così in Inghilterra, non funziona così in Germania, non funziona così in Francia. Tu non puoi andare in un angolo di strada e metterti lì e suonare, non funziona assolutamente così. Ve lo dico con certezza perché conosco tanti musicisti lì che vengono dalla strada e che hanno fatto anche grandi carriere e che mi hanno sempre raccontato che, per esempio, in Germania, in Svizzera, in Inghilterra, tu ti devi prenotare, c'è una lunga lista, e c'è una lista ancora più lunga per suonare in strada che non per suonare in spazi invece, diciamo, codificati, no? Spazi
chiamiamoli regolari. Ma questa non è l'unica volta che, insomma, come dire, Loredino ha fatto, in questo senso ha fatto scuola, perché lui, diciamo, ha fatto scuola anche da un punto di vista proprio del suono, ma in qualche modo tu sei stato uno dei primi musicisti in Italia ad aprire, no, un filone proprio musicale. E non è il tuo incontro, credo, no, con Tony Esposito, che insomma che si sa, si conosce, poi se vuoi raccontare un'altra volta raccontalo, però credo che la cosa molto interessante del suo percorso artistico sia proprio poi la tua prima vera pubblicazione discografica, che ha comunque segnato, diciamo, no, un confine, uno spartiacque, no? È arrivato un certo tipo di world music che tu sei stato tra i primi in qualche modo, no, a insomma incanalarti in questa scia, quindi si può dire che hai fatto assolutamente scuola, non so se sei d'accordo. Mi fa piacere che mi dici tu, che non le dico io. No, certo. Beh, anche perché, ecco, sono uscito dopo 3 anni della metropolitana come una ninja. Sei ninja, quanto esce? Un treno. Sì, un treno. Carico. Carichissimo. E quindi è vero anche quello che hai detto, l'onda della world music mi ha un po' aiutata, un po', nel senso che c'era l'interesse discografico di aprirci. Io devo dire la verità che in quel periodo Roma era molto più aperta di ora. Non stento a crederlo. Era molto più aperta. Com'è che non stento a crederlo? Non si sente. Non si sente. Dicevo che Roma. Ragazzi, noi facciamo il possibile, siamo qua. Sì, Roma, io devo avvicinare, devo metterlo dentro la bocca. Allora dicevo che Roma in quel periodo là, quando io sono arrivato, era molto più aperta. E poi c'era anche il programma dell'Europa e il Mediterraneo, oltre al World Music, e questa onda, più o meno, io ero diciamo naif e allo stesso tempo capivo cosa sta succedendo. È vero che Tom Esposito mi ha trovato sotto la metro, mi ha portato a fare una colonna sonora di un film, ma ovvio che no, non è stato solo quello. Ci mancherebbe altro. È stato il fatto che dopo quella colonna sonora che ho fatto è diventato uno di il primo straniero, come hai detto te, nella storia di quel periodo, di entrare in una delle più grandi case discografiche romane, dove c'erano tanti grandi nomi in quel periodo. E io ero il primo straniero che entrava in concorrenza con tantissimi e che ho riuscito più o meno a forse. Il talento, sì, la fortuna anche, e il lavoro, tanto lavoro. E quindi non sono stato le persone che quando si dà l'opportunità dici vabbè, no, inshallah, no, io sì, inshallah, però io mi davo da fare, molto mi davo da fare. E quindi poi è nato il primo disco che è andato oltre ai confini, non è che è rimasto solo in Italia, è stato distribuito in tutto il mondo, già il primo. Sì, poi, diciamo che, aiutami se sbaglio, ma il tuo primo lavoro uscì proprio con la compagnia Nuova India, giusto? Quindi il mio vecchissimo amico Paolo Sena, in qualche modo che molti di voi ovviamente conoscono, aveva intuito che, no, questa musica, questo suono, era un suono avrebbe sicuramente travalicato i confini italiani, no? sarebbe andato nel mondo, e quindi in questo senso, insomma, ti sei trovato nel posto giusto, come si dice, nel momento giusto, ecco, questo è un fatto. In quel disco tu avevi però
portato un po' tutta la tua storia, no? Tutti i tuoi suoni, anche i sufi, no? C'era tutta la tua storia, la tua famiglia, tuo nonno, tuo padre, no? Quando si mette il villaggio? È il tuo villaggio. Il titolo del disco era il mio villaggio. Ecco, infatti, tu che, insomma, come dire, non sei un primo disco con una storia come la tua, si fa difficoltà a scegliere cosa mettere, no? Probabilmente. Tante sono le cose che si vorrebbero inserire, presumo. Sì. È andata così. È andata veramente così. Ma dove ti sei informato? No, sto improvvisando. È informatissimo. Non è questa informazione. No, ma queste informazioni non si... Io tu scusi. Ma queste informazioni non si trovano neanche su Google, ma... Me le ha raccontate tutte Paolo, guarda. Ah, ecco. Me le ha raccontate tutte Paolo, quindi sto riciclando... Però non sto raccontando una cosa. Allora dimmela. Me l'ha raccontata? No, non credo proprio. Davvero? Questa non me l'ha raccontata. Allora, te la questa che mi stai per dire non me l'ha raccontata. Te la racconto io. Devo saperla assolutamente. Sì. Allora, io mi presento quel giorno, ero ancora in strada... Mi chiamano, mi dicono, devi presentarsi a un grandissimo discografico, bla bla bla. Dovete capire che quanto uno vive nella strada, non gli frega niente di grandi nomi, Dossena, tutti parlano di Paolo Dossena, certo, Paolo certo. Dossena. Per me era un uomo come tutti. Che... Arrivo da lui, mi fa, ho sentito questa nastro, hai fatto te nella colonna di sì. Poi mi fa, cantami qualcosa, perché tu c'è la gente lì con la chitarra per fare mostrare cosa fanno, cosa sanno fare. Io in quel momento preciso non mi è venuto nulla. C'aveva un carisma questo signore incredibile. Però ho chiuso gli occhi e mi è venuto soltanto, lo conoscete il Muezzin? Muezzin è quello che chiama la preghiera sopra la moschea. A me mi è arrivata solo quello. Mi chiuso l'occhio e ho fatto il Muezzin. Hai fatto una preghiera? Ho fatto la preghiera. Questo si è alzato. Mi fa, ma poi qualcosa l'hai registrata? Un nastro di 4 brani. Noi abbiamo bisogno che lei mi porta, erano ancora le cassette, certo, no? Mi fa, hai registrato qualcosa, 4 brani, perché noi le regole per accettare nella nostra casa discografica deve portare un nastro demo con 4 brani, e io non ce l'avevo, e suonando per strada, non è che ho soldi da andare al studio e pagare 300.000 lire al giorno per fare 4 brani, erano, fatto il calcolo, erano 1.400.000 lire per poter preparare 4 brani in una cassetta. Comincio a riflettere, 1.400.000 vuol dire che devo rimanere per strada un mese, mettere soldi da parte, vuol dire che io non devo mangiare, non devo fare niente, solo mettere soldi da parte per andare in studio a registrare questi maledetti 4 brani. E poi pensavo una cosa, dicevo, non è possibile, forse io faccio questo sacrificio, quando le porto questi 4 brani, magari non gli piace. L'ho pensato molto, avevo una cassetta, un nastro, del mio maestro, con 7 brani, ho 104 migliore, sono andato da Paolo e ho detto, ecco. Paolo lo senti, erano 20 minuti di musica, Paolo lo sente più di 3 minuti e dici, va bene o no, li hai sentiti tutti così, nella sua scrivaniera, così si sentiva così. Io mentre lui sentiva le 4 brani, io tremavo perché pensavo che lui aveva capito, sudavo, a un certo punto si alza e dice, ma veramente meravigliosa la tua musica, è bellissima. Poi chiama tutto lo staff e dice, sentite, portate il contratto che abbiamo un nuovo artista. Beh, è una storia bellissima. Oh, scusate, voi pensate che sono il marocchino che frega l'italiano? Io vi dico,
come si chiama, quello che ha scoperto l'America, Cristoforo Colombo. Anche lui per scoprire cosa ha dato tanti di quelli di bugia alla regina prima di arrivare là. Era un modo mio per poter accettare, però sono stato molto corretto. Passando gli anni, dopo 4 anni, l'ho invitato a casa mia e gli ho raccontato questa storia. E Paolo Dossena si è alzato e mi ha abbracciato. Beh, certo, ci mancherebbe altro. Sei un grande. Assolutamente. Senti, ma ora mi viene da chiederti una cosa, però non ti voglio mettere in difficoltà, perché ora mi hai fatto venire di quelle voglie, di quelle proprie curiosità. Noi non siamo Paolo Dossena, quindi ormai i contratti discografici li hai fatti, per cui non è questo un problema. Ma non è che questo canto del Muezzin ci fa sentire un attimo proprio un frammento, un momento così? Ce lo fai sentire? Tanto noi siamo, ripeto, siamo innocenti, non abbiamo contratti, non abbiamo niente. Sì. Che dici, Nurta? La senti lì? È arrivato anche il nostro amico Roberto Kustler, che è qua. Vabbè, diciamo, ci vogliamo riflettere? No, non c'è niente da riflettere. Non c'è nulla. Mi chiede una cosa, che devo fare, la faccio. Meraviglioso. Però io ho bisogno di un silenzio, non solo un silenzio, io cerco un altro silenzio, quello del silenzio del silenzio. Dovete sentire che se io canto il Muezzin, dovete concentrarvi in un silenzio che arriva proprio dal vostro cuore, così vi arriva anche il messaggio del Muezzin. Il Muezzin non è solo un richiamo alla preghiera, mi richiamo a una riflessione interiore attraverso la bocca, attraverso la melodia, attraverso la vocalità, e più che altro un sentiero di dentro. Se ci riusciamo, io lo faccio. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا guardavo i piedi di Nureddin, guardavo i piedi, perché credo che quando si usa la voce, no? Quando si usa la voce in un certo modo, è molto importante come si tengono i piedi. I piedi sono il collegamento reale, no? Con la terra. E la nostra potenza vocale viene, credo, fondamentalmente da lì. Non so se sei d'accordo, se vale anche per te questa cosa. Sono d'accordissimo, ma mi puoi dire dove ti informi tu? No, te lo dico alla fine, te lo dico alla fine. E,
ci sono tante cose, no, che da questo punto di vista potremmo chiedere a Noureddin, una grande scuola che tu hai dentro di te e rappresenti, il passaggio dal canto in qualche modo, no, del muezzin alla musica che poi tu fai, è un passaggio naturale, no, immediato, credo. Sì, un messaggio immediato nella sensibilità dell'interpretazione, perché quando stai facendo il canto di muezzin, diversi canti sono dei lamenti, anche a Napoli li trovi con le mani così, ti fanno lo stesso, praticamente lo stesso tipo di canti. Io penso che sia nella profondità dell'interpretazione del canto e la profondità del rapporto con l'istrumento, sia la voce o l'istrumento musicale. E quindi il passaggio diventa non difficile quanto c'è questo rapporto forte con la voce o con l'istrumento. Lì il passaggio non è difficile. Beh, io direi di fare un altro passaggio, quello con lo strumento, quindi. Sì, io consiglio, visto che non abbiamo, come dire, era quasi più affascinante sentire il canto senza microfono, no? Oh, non sempre il microfono, credo, no? Per non rinunciare assolutamente il microfono, non so se siete d'accordo. Però lo mettiamo in difficoltà e non ha senso. Questo che strumento hai imbracciato, magari spiegacelo. Io ho portato uno strumento. Sono il timbri, un strumento berbero di casa mia, hai parlato di mio primo lavoro discografico, l'ho portato, questo è bellissimo. Diciamo che l'avventura di Compagniano Indie nasce con musicisti di questo genere, insomma, bisogna rendere atto a Paolo di aver avuto una grande fortuna ma anche una grande intuizione. L'aneddoto che ci ha spiegato non mi stupisce assolutamente, perché conoscendolo so che bastano un minuto e mezzo per capire chi ha davanti. E bene, ora che cosa ci regali? Abbiamo parlato del primo disco in assoluto, ti faccio un brano del primo disco in assoluto, legato alla mia terra, al mio nonno, alla mia famiglia, al mio villaggio. Non è infatti, allora, dell'artista. I'm gonna
recente, quando è successo? No, è successo nel 2010, 15 anni fa. 15 anni fa. Con l'altro Papa, esatto, con l'altro Papa. L'altro si è benedetto 16 anni. Io penso quanto ho scritto in questo periodo di Covid, cioè avevo questo lavoro nel cassetto, che è il mio libro L'esilio del flautista. L'ho iniziato in 2015 a scrivere, era perché mi sono chiesto questa domanda che lei mi ha fatto. Okay. Sì, diamoci del tu però. Che tu mi hai fatto. No. Mi sento... Lei diede scrivere questo libro che ho chiamato L'esilio del flautista, era perché ne volevo anche a me darmi una risposta. Perché io sono un musicista etnico.
sono un musicista neanche accademico, sono un musicista che viene dalla tradizione orale e mi chiedono di fare un'opera classica. E mi chiedono di fare una opera classica allora che io sono un beduino del villaggio berbero nel nord del Marocco, dove mio nonno mi regalava un flauto a 8 anni, andavo dietro le pecore e che la mia nonna me lo rompeva ogni giorno che mio nonno me lo faceva, perché la mia nonna non voleva assolutamente che io facesse musicista. Lei voleva che io facesse l'imam della moschea. Ecco, questa è la nonna. Questa è la nonna. E il nonno mi regalava il flauto. Di nascosto. La nonna li rompeva. Esatto. E allora andavo dietro, fa parte della storia. Ti sto rispondendo. Certo, assolutamente. Io quando avevo 9 anni nel mio villaggio, ero un ragazzino particolare, no? Ero come tutti i ragazzi del villaggio. Ero un po' biondino, le altre erano scuri. Io poi avevo i capelli lisci, tutti lisci, e ogni giorno andavo dentro con le pecore, le nostre animali, suonavo questo flautino. E le ragazze della mia età, in quel periodo là, mi avevano dato un nome, Friyah Msara, mi chiamavano, era il mio nome delle mie cose, soprannome, e ragazzi, questo Friyah Msara. In 2015 mi sono ricordato di questa cosa, ti sto rispondendo, mi sono ricordato che di questa cosa e ho tradotto questo Friyah Msara in italiano, vuol dire l'uccellino dei cristiani, l'uccellino dei cristiani. Già a 8 anni mi chiamavano così, perché ero biondo, ero diverso di loro. E come suonavo tanto, l'uccellino era riferente al suono del flautino, e l'aspetto era un aspetto molto cristiano, molto occidentale, e mi chiamavano l'uccellino dei cristiani. E come mai è biondo? La mia madre era un po' biondina, perché mio padre è berbero, mamma è araba, terribile. La nonna di mio padre era berbera, era puramente berbera, e quindi io me lo sono chiesto, allora forse quello era la risposta, forse no. Allora io poi, durante la mia carriera musicale, nel 2000-2001, le torri gemelle erano caduti e io, il mio vicino di casa, dove scendevo di casa, il bar, tutta la gente che mi conosceva, avevano cambiato atteggiamento con me. Certo, tutti sapevano che ero marocchino, musulmano, e tutti pensavano che potevo essere un potenziale terrorista. Certo. Noi l'abbiamo sentito così, non era più un rapporto completamente cambiato, che era una tensione terribile. E quindi Edo Sena cosa mi chiedeva? Di fare un brano top tips per gagner de l'argent. E io no, gli dicevo, io non me lo sento di fare un brano, devo fare un disco con lui. Mi aveva chiesto il contratto di quell'anno, devo fare un disco, io non me lo sentivo. Poi, lavorando così un po', mi sono ritrovato a lavorare con Marco Vallabrega, che era ebraico, al violino, e tutti gli altri musicisti erano cristiani, tutti della mia band, praticamente avevo una band multietnica. E lì è nato un progetto che io ho chiamato Coexist, pensando alla coesistenza tra praticamente gli strumenti tradizionali e la modernità. Poi alla fine mi sono girato, il violinista era ebreo, il contrabbassista era cristiano, il percussionista era buddista, eravamo proprio, allora, il mix. E allora io questo disco l'ho chiamato Coexist, in 2001, con la mia faccia, col turbente, se andate a cercare sul coso, sembravo proprio un piccolo Bin Laden,
E certo, la coesistenza, no? La coesistenza. E la cosa bella, la cosa interessante, in quell'epoca quell'album ha avuto un grandissimo successo e in tutti i giornali c'era la foto di Pillan e la foto di Noreddin in concerto. Una cosa pazzesca, veramente. Una cosa, un piccolo Bin Laden, hai detto. Però Bin Laden della musica. Certo, e tra l'altro, per provocare la media, i giornalisti, ho scritto Coexist Remixed by Usama. Ecco. Usama, perché il musicista che era con me si chiamava Usama. E avevo fatto un remix di un pezzo e io l'ho chiamato Usama. Questa è una cosa importante. Arriva il giubileo di gioventù con Papa Giovanni Paolo II. Gli arriva il disco attraverso Vincent Messina, che era l'amico di Paolo Dossena. Vincent. Eva è un grande personaggio di musica. Conosciamo. Sì. Porta il disco al Radio Vaticana, questo pezzo Coexist. È diventato proprio ogni giorno Coexist. Faccio un concerto all'auditorio della Consigliazione con una band multiculture. Con la Giubileo di Gioventù fu un grandissimo successo, era ancora Jean-Paul II in vita. Quando è arrivato Benedetto XVI, ha voluto fare un progetto musicale per esprimere la sua... perché lui era un musicista, era un grande pianista. Allora, cercando così, volevamo fare una gara che viene della musica classica, perché comunque con l'opera classica riconosciuta dal Vaticano dovevano fare proprio una ricerca approfondita nel mondo arabo di trovare un compositore della musica classica. Arriva Vincent di nuovo con questo disco di Coexist e dice: noi ce l'abbiamo a casa, eccolo. E là che mi hanno chiamato, io non conoscevo questo Vincent, quando mi ha chiamato il primo giorno per andare a comporre l'opera classica, il telefono, stavo a Lungotevere, non so cosa facevo, io spingevo il telefono e dicevo: mi prendi per l'opera classica, le cose, e dice: no, non ti rispondo, pensavo che era una cosa, un scherzo. Poi alla fine mi ha chiamato 3-4 volte, mi richiama attraverso Paolo Dossena e lì ho iniziato a crederci. E ritorno alle storie dell'uccellino dei cristiani col flautino. Io proprio in quel momento, quando mi hanno chiesto di fare questo, io ho preso il mio flauto, poi mi hanno indicato che il brano deve essere dedicato a Maria. Noi crediamo nella Maria. Scendo sul Lungotevere, c'era il mio studio a Trastevere, col mio flauto, ricordando il mio nonno, ricordando la mia nonna, con tutti questi, cosa come un ragazzo, un bambino di 8 anni che va sul Lungotevere a cantare per la Maria. Per 2 giorni ho suonato il flauto sul Lungotevere, sono tornato al studio, registro questo tema col flauto, lo portano alla Universal Music di Londra con David Geffen dietro l'operazione. Non ti dico cosa c'è dietro, non è il Vaticano, erano ancora più grossi del Vaticano. Certo, stiamo parlando di David Geffen. Certo, allora arriva questa melodia da David Geffen e David Geffen dice: no, io voglio questa. Mi vengono da me e mi dicono: Noreddin, sappiamo che tu non vieni della musica classica, ma questa melodia ci piace. Vogliamo assisterci a fare l'opera. E mi portano a Londra e ho lavorato con la Royal Philharmonic di Londra per realizzare questa opera. Queste cose è una magia. Assolutamente, la magia della musica. Senti, ma quella melodia lì col flauto che tu suonavi... Quella che tu facevi lungo il Tevere prima che nascesse tutto. Com'era? Durante il passaggio qua. Com'era? Ma
senti, c'è una cosa che ti devo chiedere assolutamente, che è questa. Quanto, come dire, nelle tue musiche, no? Nelle tue composizioni c'è la nostalgia, quanto c'è il ricordo della tua terra, no? Quanto questo elemento, questo spin entra dentro quello che scrivi. È una domanda che penso abbia senso fare a tutti coloro che lasciano il proprio paese, no? E viaggiano il mondo in cerca di avventura, di fortuna. Ci sono musicisti, penso, mi viene in mente Alifar Katuré adesso, mi viene in mente Alifar Katuré e quanto nella musica di questo immenso musicista ci sia proprio il senso della nostalgia, ma c'è anche sentendo Cesaria Evora, no? C'è proprio una tensione spirituale, credo, in quello che c'è. Ecco, secondo me c'è anche in quello che fai tu. Certo, sì. La nostra, è toccato una cosa forte, sei tremendo. Ma come fai? Dovresti diventare il mio amico, ci vediamo. Io sono venuto qua, ti ho sentito parlare con le altre, ma stasera mi hai stupito. Comunque, la nostalgia, il sentimento nostalgico che portiamo dentro di me, noi, diciamo, immigrati, che hanno di radici, poi siamo radicati in un'altra terra. Ok, c'è questo, non è che non c'è. Sicuramente c'è, anche se durante tutto il percorso tu riesci a tagliare l'ombelico con l'altre, le radici, rimane qualcosa. Ma la nostalgia che noi musicisti, a volte interpretati, ma ho citato due nomi importanti della musica, Alifar Katuré e Cesaria Evora, e anche c'è dentro un po' la melanconia. E questa melanconia che viene degli episodi della vita, sai una cosa, lo sai sicuramente, l'artista è un uomo sensibile, molto sensibile a tutto quello che può succedere nel mondo, come può succedere anche vicino a una casa. E questa sensibilità intanto li fa diventare un pochino riflessivo sulle cose e risulta anche a volte una sofferenza di tante stupidità che noi vediamo nella vita, tantissime cose che ci fa male a una persona sensibile. E poi la nostalgia, che comunque è un sentimento universale, siamo tutti nostalgici di qualcosa. Io non credo che qualcuno qua non è nostalgico di qualcosa, di qualcuno. Quindi, quanto tu interpreti queste vocalità che richiama la nostalgia, ma non faccio altro che richiamare quello che sei tu, che c'è dentro di te, una nostalgia. Siamo tutti... Parliamo anche del viaggio che abbiamo fatto, anche teologia, la storia dice che noi siamo venuti... Eravamo nel paradiso, stavamo bene, e poi si alle sì. Allora, forse abbiamo la nostalgia anche di qualcosa di bello, che ne so io, di molto più umano, di più vero, di più col valore belli. Immaginiamo, viviamo una situazione di una bellezza, non lo so, dico questo, ma anche quella è una nostalgia. La nostalgia di una vita migliore, di un posto splendido dove noi possiamo vivere in pace. Tutto quello che sta succedendo da parecchi anni ci sta mettendo ancora di più nel sentimento della nostalgia. E quindi l'artista non è un immigrato o un viaggiatore, non è nostalgico solo della sua terra, ma nostalgico anche di un sogno bello, una vita migliore. Questo è il sentimento che secondo me i grandi artisti che tu hai sottocitato,
sia Cesare che Voglia sono tutti e due morti, sono magari meglio altrove. Avevano come sentimento, anche si sentiva il suono di Alefacca Torrere, il suono della sua chitarra, sentiva una purezza così grande che lui arrivava a quell'ideale che lui aveva. E poi la carisma di Cesare Evoria nella sua tonalità vocale, si sentiva che lei sognava di un mondo migliore. Questa è la nostra idea. C'ho un'altra domanda, Monica. Mi viene in mente adesso, sentendo parlare Noor, sì, forse senza pensare, ho citato due artisti che non ci sono più, no? Alefacca Torrere e Cesare Evora. E allora invece ora penso a un artista che invece c'è e che nella sua carriera forse insegue un altro sogno ancora, perché ha avuto la fortuna di incontrare Manfred Eicher, questo straordinario ingegnere del suono, colui che ha inventato l'ECM, no? L'etichetta discografica per eccellenza di un suono. Bene, io ho conosciuto Manfred Eicher e ho conosciuto Anwar Brahem, ed è un ricordo incancellabile della mia vita, questa giornata passata con Manfred e con Anwar Brahem. Perché dico questo? Perché oltre le tue parole, oltre questa nostalgia, questo inseguire in qualche modo la nostalgia, e quindi in qualche modo andare a ripensare al paradiso perduto, direbbe qualcuno, c'è anche però la voglia di recuperare un suono, di ritrovare quel suono, o forse riuscire a realizzarlo quel suono. Allora tutto il lavoro di Manfred Eicher con l'ECM in fondo è legato alla costruzione di quel suono, no? A ritrovare quel suono, e l'Oud di Anwar Brahem questo in fondo racconta, anche se poi fa Astrakhan Café, anche se fa dischi che possono essere più world, possono essere più complessi. Però ecco, questo è un altro punto che ti voglio chiedere, da musicista, te lo chiedo qual sei, ecco, il problema di imbrigliare il suono, renderlo così come esce probabilmente dal tuo animo, no? Questa è una grande sfida e non tutti sono capaci di fare questo. La musica non è solo parola, sentimento, no? La musica è anche cose pratiche, cioè il suono lo dobbiamo riuscire a portare in un disco, ed è una cosa difficilissima. Manfred Eicher è uno capace di catturare il suono. Ecco, tu quando devi fare un disco, come ti comporti? Perché è una cosa molto importante. Importante, sì, importante, ma io per risponderti, anche hai citato ancora due in altro mondo magnifici musicisti, che è un grande ingegnere che sono. Ti devo dire, la prima cosa, il sound si crea quando c'è un po' di silenzio. Il silenzio, quel silenzio profondo. Un vero artista, nel mio caso, io penso che quando registro, ho sempre la prima cosa che faccio, mi concentro su quel silenzio. Ma quel silenzio che mi porta le ali di un angelo. E lì io sono, in quel momento là, quando sento la presenza, è come un rito, è come una forma di concentrazione profonda, di sentire una presenza che non è una presenza, ma una presenza forte che è un silenzio. Sia un studio, sia una platea, sia un teatro, il suono è la qualità di un buon suono, la qualità di un buon canto. Se non c'è quel silenzio, non c'è quella cosa. Quindi io, secondo me, anche Anwar Brahem, se tu lo senti, ci sono delle frasi, ma c'è tanto silenzio. Ma anche l'ingegnere del suono, lo stesso, c'è tanto silenzio. Quel silenzio desertico, tutti i dischi di Usher sono così, hanno capito che in quella dimensione del del silence, hanno capito che la musica si fa in quella dimensione là. E secondo me sono grandi
grande ingegnere, citato di due personaggi importanti, anche Jan Garbare, quanto suona, cioè ogni tanto lascia il silenzio o allora quella nota lunga dentro quel silenzio. Ecco, questo è un altro punto che abbiamo toccato con le tue. Potremmo toccare veramente tanti, no? Gli argomenti, perché poi si potrebbe parlare della real world, si potrebbe parlare, anzi, di chi forse questo concetto del silenzio non lo ha proprio sposato, no? Ma è andato, diciamo, da un'altra parte. Ora, sentendo quello che fai, mi è venuto a chiedertelo, perché penso che invece in quello che fai il silenzio ha una profonda importanza, no? Abbiamo perché iniziato con un canto di Muezzin dove il silenzio è centrale, è un cardine, no? Poi lui è andato anche da altre cose, su altre musiche, però forse tu vieni da quel silenzio, non credo. Sì, forse io ho capito quanto mi mancava tanto quel silenzio. E lo cercavo, sempre. Quindi lo cercavo soprattutto nei momenti dove avevo la possibilità di averlo. E la possibilità di averlo col tempo, ho riuscito ad averlo nei miei concerti. Perché in quel momento, in quanto tu dai un concerto, ti concentri in quella dimensione di quel silenzio che te lo porti. Sia il silenzio del deserto, il silenzio del mio villaggio, io lo porto sopra il palco, sono sicuro. Come porto il mio nonno, come porto le mie radici, e a quel punto io quanto sento che lo comunico al pubblico posso iniziare il concerto. Ho già fatto il concerto, quanto io porto quello. E porti anche tua nonna che era un primo. No, la nonna non, alla fine la nonna l'ha fatto. Mi dico, nonna, hai visto quanto sono bravo, ho fatto bene di fare musica. Certo, esatto. Hai accennato a questo progetto che è iniziato nel 2015, giusto? Resilie di flautista, io pensavo che sono voluto parlare solo di resilie di flautista, però tutto fa parte di resilie di flautista, questo è l'esilio di un flautista, ma l'esilio in questo caso di quello che è scritto nel libro non è l'esilio di una persona che è stato costretto a lasciare il paese perché per motivi politici o musicali. In questo caso l'esilio è un esilio volontario, un esilio voluto, come adesso le forme dell'esilio non è più come prima, cioè adesso stiamo vivendo un momento talmente forte che c'è tanti ragazzi giovani adesso in Italia che stanno esiliando per un altro paese per cercare una vita migliore. E questo era il mio caso. Nel caso mio era, in questo libro parlo dell'esilio quanto sei costretto di andare via di casa tua perché non puoi emancipare né nella tua carriera, né quello che vuoi fare, né quello che vuoi realizzare nel tuo futuro, ma anche tu vuoi esiliare, non sei d'accordo proprio, non sei cacciato, ma non sei d'accordo con la realtà che tu vivi. E quindi è nato questo progetto nel 2015, l'ho finito la prima stampa l'ho fatta dopo il Covid, e è nato questo lavoro, è nato normalmente all'inizio come un riuscita. Ero nel mio paese, tranquillo, perché lì avevo esiliato, mi sono esiliato di nuovo nel mio paese, perché non ce la facevo più di stare in Italia con tutto l'amore che ho per questo paese. Roma a me ne parla, tutti gli angoli di Roma ne parlano, Roma mi ha regalato la più bella, l'Italia mi ha regalato la più bella cosa di un uomo può sognare, può realizzare i sogni del musicista che viene dall'altra parte del Mediterraneo, non è che sono di qua, quindi per me l'Italia è importante. Il fatto che andavo via nel 2015 era soltanto per non finire a odiare i paesi che io amo tanto, allora andavo nel mio paese per stare lontano, per lasciare questo ricordo meraviglioso di quello che ho vissuto in questo paese. Poi un giorno mi chiama un manager e mi dice, io stavo nel villaggio, mi dice, vieni, ti aspettiamo, devi fare un concerto all'auditorio. Dico, vabbè, allora
parliamo del cachet, di cose, mi dice scusa, non è vero, l'Italia sta in crisi, non c'è il cachet, tu devi venire a fare un concerto senza soldi. Oh. Io avevo un'orchestra di 12 elementi, mi dice ma come devo fare un concerto gratis? O allora mi dice ah, ti diamo 30%, 20% di questa roba qua. E ho detto no, io se vuoi ridendo, prendendolo in giro, vengo da solo. E questo, io stavo scherzando. Dopo due giorni mi manda un messaggio, mi dice vedi il cartellone. Apro quel link, vedo Noreddin solo all'auditorio, il 21 maggio del 2015. Dì, ma questo è matto. Come io non ho mai fatto un concerto da solo. Che cosa mi devo inventare adesso? Andare a fare un concerto a Sala Petrassi da solo? Così il 20% te le becchi tu. Ma sei scemo, mi sei matto. Non ho mai fatto un concerto da solo. Poi ho detto dammi un paio di giorni che devo pensare, penso un po', e ho trovato in Virginia, è nato un recitale. Un recitale, ho detto, io sono un multistrumentista, sono flauto, sono zar, sono la chitarra, sono gaita, sono un sacco di strumenti. Sono detto, vabbè, mi siedo, racconto e suono. E lì ho iniziato questo recitale del disegno di flautista, raccontando la mia storia autobiografica e tutte le frontiere. Ho creato un recital con quattro atti. Uno si chiama Noreddin, imam musicista. Il secondo si chiama Le frontiere, l'esilio e le frontiere. Il terzo, Le valigie dei sogni, con tutti i sogni che ho realizzato in questo paese. E il quarto atto si chiamava Ritorno. Solo che